6.000 aggressioni in tutta la Lombardia, 1.700 registrate in quasi tre anni negli ospedali della città metropolitana di Milano. Numeri aumentati in maniera esponenziale nell'ultimo periodo, forse semplicemente perché ne parliamo di più. In ogni caso, nel 2016 gli episodi segnalati sono stati 120 contro i 713 nei soli primi sei mesi del 2019. Botte, insulti e minacce verbali. I più colpiti dal fenomeno sono i pronto soccorso, seguono i reparti di psichiatria. Nell'80% dei casi le vittime sono gli infermieri. Gli infermieri sono in massima parte perché sono di più e più rapporto H24 col paziente, ma nei pronto soccorso anche i medici, e sicuramente le cause principali sono legate alle lunghe attese nei pronto soccorso. È da questi numeri che il PD parte per promuovere un progetto di legge regionale e fornire alle strutture sanitarie gli strumenti per intervenire, individuare le criticità e affrontare l'emergenza in maniera mirata. È un fenomeno che c'è sempre stato, ma oggi bisogna, come dire, incoraggiare il personale a segnalare e rafforzare quindi con una legge l'obbligo a tutte le direzioni della raccolta dati da un lato e poi nell'analisi dei dati individuare quali sono i problemi e intervenire. Ci sono strutture già avanti come l'ospedale Santi Paolo e Carlo. Tra i dati raccolti emerge che l'aggressore è solitamente un paziente che nel 42% dei casi agisce con violenza verbale, nel 39% fisica. La gravità dei danni nella SST Nord Milano è alta e si traduce in disagio per l'operatore, che generalmente avviene nei corridoi della struttura.